Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti alla panoramica settimanale. Il premier croato Andrej Plenković e i suoi collaboratori in visita alla regione istriana. A Pola hanno partecipato alla cerimonia di apertura del parco Anna Frank. L'iniziativa di intitolare Parco al Ponte Parco Anna Frank è stata promossa dalla città di Pola. Vale a dire, l'attuale sindaco Filip Zoricic, in qualità di direttore del ginnasio, ha portato un alberello di castagno Anne Frank da Amsterdam a Pola nel 2018, che è stato poi piantato nel parco della Casa delle Forze Armate Croate a Pola. Successivamente, la città decide di dedicare un parco ad Anna Frank, simbolo di sacrificio, memoria e monito, dove è stato trasferito anche il castagno. L'apertura del parco avviene all'inizio della presidenza croata dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Želio bih zahvaliti gradonačelniku gospodinu Zoričiću na pozivu, ali isto tako i prije. Vorrei ringraziare il sindaco Zoričić per l'invito, ma anche e soprattutto per l'iniziativa per questo castagno, per il messaggio simbolico, per il ricordo di Anna Frank, il suo diario, per la grande influenza che il suo libro ha avuto nella sensibilizzazione della verità sull'Olocausto, sul genocidio degli ebrei nella Seconda Guerra Mondiale. Credo che il momento sia estremamente importante ed è direttamente correlato al fatto che la Croazia ha assunto la presidenza dell'Organizzazione Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, con 35 Paesi membri. Questo fatto ci obbliga a emancipare questo argomento, a rinfrescare la memoria, a educare le giovani generazioni, a parlare dei problemi dell'antisemitismo, a reagire ad essi e a dare il nostro contributo a livello globale, perché si avvicina il momento in cui tra di noi non ci saranno più testimoni viventi dell'Olocausto. La castagna di Anna Frank crescerà qui e questo è un messaggio chiaro che viene inviato oggi da Pola, nonostante gli eventi di ieri legati ai graffiti aggressivi sui manifesti in giro per la città. Questo è un chiaro messaggio di pace, un messaggio di futuro, un messaggio ai nostri figli su come educarli in modo che Anna Frank sia un esempio di coraggio, tenacia e perseveranza. Sono estremamente orgoglioso e grato a tutti coloro che hanno fatto uno sforzo per garantire che la città di Pola avesse un parco Anna Frank dove crescerà questo alberello di castagno. Alla cerimonia di apertura del parco hanno partecipato i rappresentanti delle ambasciate straniere nel nostro paese, tra cui l'ambasciatore israeliano Gary Koren, poi i familiari della defunta Anica Kovacic dalla Slovenia, che conobbe Anna Frank e trascorse i suoi ultimi giorni nel campo di concentramento nazista con lei, e numerosi altri ospiti. Interessante è stata l'assenza del presidente della regione istriana alla cerimonia, più precisamente il fatto che il protocollo cittadino non prevedeva l'arrivo del rappresentante della regione. Comunque sia, Plenković si è recato al palazzo comunale con i suoi colleghi del parco Anna Frank, dove ha tenuto un incontro di lavoro col sindaco Zoricic, poi si è recato presso la sede della regione istriana, dove ha incontrato anche il presidente della regione, Boris Miletic. Plenković ha concluso la sua visita in Istria a San Pietro in Selve, all'inaugurazione della nona fiera internazionale Sklobasizon u Europu. La carenza di personale medico nel nostro paese è sempre più marcata e sta diventando un grande ostacolo per il sistema sanitario. Come lo dimostra l'ultimo caso dell'ospedale di Pola, dove in soli 3 giorni si sono licenziate 3 infermiere del Dipartimento di Pediatria. Il problema dell'abbandono di infermieri e di altro personale è presente già da 2 anni, raccontano i responsabili dell'ospedale di Pola, ma ora è culminato nel reparto di pediatria. La caposala dell'ospedale afferma: direi che il motivo principale sia l'esaurimento degli infermieri e la possibilità di trovare, da un'altra parte, un lavoro che sarà equamente retribuito ma con un carico di lavoro inferiore. La carenza di pediatri è stata avvertita da anni, sottolinea il dottor Ivica Fedel, vice direttore dell'ospedale generale di Pola. Abbiamo un numero sufficiente di pediatri nell'elenco dei nostri dipendenti, ma sono soprattutto donne, che sono anche mamme, che fanno domanda per queste specializzazioni. Certo, noi ne siamo contenti, ma la loro maternità allunga le scadenze previste. L'interesse a lavorare nella sanità è al di sotto delle aspettative e uno dei motivi, sottolinea il vice direttore, è dovuto a uno spostamento di interesse. Noi abbiamo una scuola media e un programma universitario nei quali si è investito molto. La gente va a scuola ma poi non rientra nel sistema. Abbiamo perso abbastanza infermiere per far funzionare queste strutture.
Molte nostre infermiere sono andate a lavorare alla scuola di medicina o all'università, con la speranza che poi le persone, nel corso degli anni, tornino nel sistema. Dall'ospedale di Pola dicono che cercheranno sicuramente nuove persone, ma l'esperienza finora non ha portato a risultati soddisfacenti. Quello che ci dicono gli esiti dei bandi precedenti è che non ci sono nuove persone sul mercato del lavoro. Poche persone si candidano per il lavoro, numerose offerte di lavoro vengono pubblicate sulle pagine dell'ospedale di Pola, ma la domanda di lavoro è esigua. Il solo fatto che la pediatria sia specifica riduce ulteriormente l'interesse. Chi esprime interesse verrà sicuramente preso in considerazione. Prima di assumere nuove persone sarà necessario anche la riorganizzazione del lavoro in pediatria. I posti letto nel reparto di pediatria dell'ospedale di Pola per i pazienti più piccoli sono complessivamente 15. Al fine di garantire che la loro esistenza non sia compromessa, gli infermieri degli altri reparti riceveranno delle riassegnazioni. La dirigenza dell'ospedale ha informato di questo la dirigenza della regione istriana, con la quale ha tenuto una riunione d'urgenza. Possiamo subito dire che non ci sarà alcuna riduzione dei servizi all'ospedale di Pola, che il reparto di pediatria continuerà a funzionare e che le risorse dell'ospedale saranno ridistribuite, avendo un totale di 580 infermieri. I servizi medici e sanitari continueranno a essere forniti ai nostri utenti e questa è la cosa più importante. Abbiamo individuato un modo per riorganizzare il sistema, concordato congiuntamente con la Regione. La Regione offre opportunità attraverso una serie di misure, come il cofinanziamento degli alloggi e dell'istruzione. È possibile anche uno scambio di operatori sanitari, dove è possibile prendere in prestito un lavoratore per queste situazioni. Stiamo anche preparando una serie di nuove misure per mantenere forte il nostro sistema sanitario e sociale. Dalla Regione hanno anche annunciato che condurranno un sondaggio anonimo con il personale medico della pediatria di Pola per ottenere da loro risposte sui motivi dell'abbandono. La Regione istriana continua a lavorare alla standardizzazione della terminologia in lingua italiana. Si è tenuta recentemente a Buie l'ultima riunione nell'attuale mandato del gruppo di lavoro per l'uniformazione della terminologia italiana. Ne abbiamo parlato con la coordinatrice Marina Barbic-Poropat. All'incontro ha partecipato Italo Rubino, coordinatore del gruppo di studio IFI, Osservatorio dell'Italiano Istituzionale Fuori dall'Italia, che opera nell'ambito della rete di eccellenza per la lingua italiana istituzionale. Rubino ha tenuto una presentazione sulla traduzione nelle istituzioni dell'Unione Europea, sugli esempi di buone pratiche nell'attuazione del multilinguismo e le loro possibilità di applicazione nella regione istriana. Italo Rubino ha descritto dettagliatamente l'uso del programma Trados, un programma di traduzione assistita che viene utilizzato presso le istituzioni dell'Unione Europea. In particolare ha parlato di come viene utilizzato alla Commissione. E poi ha parlato anche della revisione, uno strumento molto importante che purtroppo si è visto nella regione istriana non viene praticato abbastanza, non viene utilizzato abbastanza come strumento, mentre invece rappresenta un passo molto importante per innalzare la qualità della traduzione ed è quindi una pratica che dovrebbe essere introdotta al più presto. Il terzo punto della presentazione di Italo Rubino è stata la qualità della lingua materna. Ovvero della lingua verso la quale il traduttore si ritrova a tradurre. In effetti spesso si ritiene che il traduttore debba esercitarsi e perfezionarsi solamente nella lingua straniera dalla quale traduce, ma in realtà è molto importante anche mantenere un costante livello di qualità nella lingua materna, per garantire la qualità in generale delle traduzioni. Ecco perché le istituzioni europee diversi anni fa hanno introdotto la pratica di assicurare un aggiornamento professionale costante, una full immersion, addirittura rendendo possibile il soggiorno dei propri traduttori dipendenti nel paese della lingua materna e nel caso di chi traduce verso l'italiano sarebbero soggiorni in Italia. La Regione ha già avviato dei passi in questo senso, sottolinea Barbic-Poropat, e adesso si impegnerà a sviluppare ulteriormente i contatti non solo con l'OIFI, ma anche con la Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale è prevista prossimamente la firma di una convenzione.
questi due passi permetteranno alla regione istriana di offrire ai propri traduttori un perfezionamento professionale non solo in ambito linguistico, cosa che è già stata fatta negli ultimi due anni con le conferenze del professor Ondelli e del professor Cortelazzo riguardanti temi linguistici, ma anche in alcuni campi specialistici in cui i traduttori dell'Istria si ritrovano a dover tradurre avendo però delle lacune dal punto di vista delle conoscenze tecniche, in particolare l'urbanistica e, oltre all'urbanistica, il bilancio degli enti locali. Oltre a Italo Rubino, anche l'avvocato Tiziana Paris, membro del gruppo di lavoro, ha tenuto una presentazione nella quale ha analizzato dal punto di vista giuridico i termini ente, istituto e associazione. E ha fornito delle definizioni giuridiche, come pure delle spiegazioni per i traduttori che non sono giuristi, però sono degli addetti ai lavori dal punto di vista linguistico. Queste spiegazioni poi hanno permesso ai membri del gruppo di lavoro di trarre delle conclusioni sugli equivalenti traduttivi più opportuni per questi termini nelle due lingue. Questo tipo di analisi è stata portata avanti dal gruppo di lavoro negli ultimi due anni con grande costanza e ha permesso ai membri del gruppo di lavoro di creare una raccolta di termini in italiano e in croato che sono poi confluiti nel glossario della terminologia amministrativa della regione istriana che recentemente è stato pubblicato sulle pagine web della regione istriana. E si auspica che poi questo glossario venga utilizzato non soltanto dai traduttori dipendenti degli enti locali e regionali, ma da tutti i traduttori che possono potenzialmente essere ingaggiati come collaboratori esterni dalle varie unità dell'autogoverno locale e regionale. 28 famiglie hanno ricevuto a Rovigno le chiavi dei loro appartamenti nel quartiere di Stanga. Si tratta dei cosiddetti appartamenti POS, il housing sociale a 1.350 euro al metro quadrato, un prezzo molto più favorevole rispetto ai prezzi di mercato a Rovigno. La famiglia Zaccaria è tra le 28 famiglie che oggi hanno risolto il loro problema abitativo. Četveročlana smo obitelj, imamo dvoje djece. Siamo una famiglia di quattro persone, abbiamo due bambini. L'appartamento ha 72 metri quadrati, lo spazio abitativo è poco più di 60 metri quadrati. Considerando che siamo sempre stati qui da qualche parte, questo ci va bene, tutto ci è vicino e questa è la cosa più importante. Siamo stati in appartamenti affittati, per anni purtroppo, soldi buttati via. L'intero investimento, la costruzione di due edifici con 28 appartamenti, è stato realizzato dall'Agenzia Governativa per gli Immobili, ma con la partecipazione significativa della città di Rovigno. Oltre a fornire il terreno edificabile e le infrastrutture necessarie, la città ha cofinanziato la costruzione di un importo aggiuntivo di 500.000 euro. La città ha inoltre rinunciato alla richiesta del contributo comunale, nonché al diritto di risarcimento per il terreno ceduto e per la sua dotazione di infrastrutture comunali. Le chiavi dei nuovi appartamenti sono state consegnate ai rispettivi proprietari dal sindaco di Rovigno, Marco Pagliaga, dal vice primo ministro e ministro dell'assetto territoriale, dell'edilizia e del demanio, Branko Bacic, e da Dragan Hristov, direttore dell'Agenzia per il trasferimento legale e intermediazione immobiliare. 20 gruina 2021 godine. Il 20 settembre 2021, appena una settimana dopo l'apertura del Porto Nord, abbiamo posto qui la prima pietra di questi due edifici. Oggi stiamo consegnando le chiavi, presentando agli inquilini i loro nuovi appartamenti, la loro nuova vita, esattamente una settimana dopo l'apertura del complesso di piscine all'interno dell'ospedale Martin Horvath. Credo che questo sia un buon indicatore della politica che conduciamo in questa città, una politica che pensa a una migliore qualità e una vita migliore per tutti i suoi cittadini. Stiamo completando questo progetto di questi due edifici a Rovigno, ma è in corso anche la costruzione di 84 appartamenti a Umago.
Oltre al progetto di edilizia abitativa incentivata, oggi a Zagabria abbiamo segnato l'inizio della raccolta delle richieste per l'acquisto di un appartamento in un altro modello giuridico, basato sulla legge sui mutui agevolati per la casa. In questo modello, finora in Croazia, sono stati venduti 8.500 appartamenti, mentre nell'altro modello 30.000 appartamenti. Quindi con fondi significativi dello Stato, i giovani vengono aiutati a risolvere il loro problema abitativo. Da mogu riješiti svoje stambeno pitanje. Si tratta di due edifici con 14 appartamenti per una superficie complessiva di 2037 metri quadri. Il periodo di costruzione è stato di 480 giorni e tutti i lavori sono stati completati in tempo. Il valore dell'investimento è di 3.188.000 euro, di cui 730.000 euro sono stati erogati dallo Stato. E inoltre è importante sottolineare che gli emendamenti alla legge sull'edilizia incentivata hanno introdotto un divieto di confisca della durata di 10 anni e di affitto di appartamenti col fine di prevenire abusi nella rivendita e nell'affitto di appartamenti non utilizzati per risolvere il problema degli alloggi, ma a vantaggio finanziario dell'acquirente. Lo scorso venerdì la comunità degli italiani di Fiume ha ospitato la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso d'arte e cultura Istria Nobilissima. Vediamo i dettagli. Nel Salone delle Feste della Comunità degli Italiani di Fiume sono stati conferiti i premi per le ultime tre edizioni del concorso. Tantissimi i nomi dei premiati, istriani, fiumani e dalmati, che con i loro lavori hanno conquistato la giuria. Dopo questo periodo lungo di Covid siamo riusciti a trovarci tutti insieme e ricevere tutti quanti questi premi in onore della comunità degli italiani, della lingua e della cultura italiana. Hanno preso parte all'evento il console generale d'Italia a Fiume, Davide Bradanini, il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremule, il presidente della giunta esecutiva Marin Corma, il vicepresidente dell'UPT Paolo Rovis e il segretario generale dell'UPT Fabrizio Somma, la vice sindaco di Fiume Sandra Kerpan e diversi altri esponenti delle istituzioni della CNI. Il compito che forse dobbiamo prendere come impegno per il futuro, guardando anche una prospettiva, sappiamo la nostra situazione, è quello di trovare modi e sistemi di incentivare, promuovere, sollecitare, stuzzicare i connazionali e le connazionali a partecipare a questo premio. Gli abili presentatori Rosanna Bubola e Daniele Kovacic hanno condotto il conferimento dei premi. Ad arricchire la serata sono stati due interventi delle pianiste premiate Lara Makovac e Chiara Juric-Bojac. Il pubblico ha premiato i vincitori con calorosi applausi dalla platea. Si sono visti volti conosciuti come Giacomo Scotti, premiato per le sue poesie in tutte e tre le edizioni, ma è stato un vero orgoglio anche vedere i tanti giovani coinvolti nel concorso. Tra meno di una settimana verrà presentato il bando per la 56esima edizione del concorso Istria Nobilissima, organizzato e promosso dall'Unione Italiana e dall'Università Popolare di Trieste. L'obiettivo della reintroduzione dal possiamo dire lontano 2012 è di avere bovini autoctoni a Camegnac per poterli mostrare ai bambini e a tutti i visitatori. Vogliamo incoraggiare al massimo la reintroduzione dell'allevamento e della cura degli animali domestici. Questo è molto importante per noi che secondo le direttive europee tuteliamo le praterie submediterranee ed EU-mediterranee che fanno parte della rete ecologica. Sub i EU mediteranske travnjaka koje su dio i ekološke mreže. I visitatori nostrani e stranieri hanno reazioni molto positive quando vedono i boscalini, perché non ci sono molti luoghi simili in Istria, ha sottolineato Ukotić. Si tratta di giganti buoni, ma che pesano più di una tonnellata. È molto bello venire alla fattoria ed osservarli come vivono nel recinto, nella loro calma. È bello anche vederli quando escono a pascolare e insieme alle mucche godere della bellezza della natura offerta dal posto.
Dall'autunno sul Camegnac è previsto anche un gregge di pecore che fungerà da falciatrice naturale, ha sottolineato Ukotic, ed ha aggiunto che hanno l'obbligo di mantenere più di 100 ettari di pascolo sul Camegnac inferiore. A s druge strane, evo, staza tradizije koja je uspostavljena prije dugi niz godina, ove godine će se revitalizzare. Quest'anno verrà rivitalizzato il cosiddetto sentiero della tradizione, stabilito molti anni fa. Attraverso le tabelle educative potrete vedere la quota dell'agricoltura a promontore e la cipolla dolce gigante di Camegnac, che vogliamo rivitalizzare. Venite da noi, il tempo sereno è in arrivo e godetevi gli odori, i sapori, il boscarin e la natura bellissima. I u vidicima ne samo boškarina, nego i zaštićene i lijepe prirode. Siamo nel pieno della stagione della potatura dell'olivo e questa è anche un'occasione per fare il punto sulle condizioni che caratterizzano l'annata del 2023. Nel nostro seguente servizio faremo tappa nell'Istria settentrionale spostandoci tra le aree di Umago, Cittanova, Verteneglio e Orsera. Questa è una delle lunghe strade istriane caratterizzate dagli ulivetti. Siamo a due passi da Villanova del Quieto tra Verteneglio e Cittanova. In questa immagine invece un quadretto degli uliveti in quella che era la storica tenuta dei nobili De Franceschi in quel di Seghetto nell'Umaghese. Tra il verde dell'erba, in quello che potremmo definire quasi un giardino, l'olivo istriano convive pariteticamente con la flora mediterranea a due passi dal mare. La zona è quella dell'insediamento turistico di Coversada nell'Orserese. Anche da queste parti è iniziata la stagione della potatura. Siamo nel pieno del periodo della potatura degli uliveti, processo che andrà avanti anche ad aprile. Seppure siano ancora troppo pochi gli alberi d'ulivo istriani, questo resta un processo lungo e laborioso, ma al contempo molto promettente. Molto promettente dal momento che, seppure non in quantità, l'olio istriano promette sempre in fatto di qualità. Sono circa 150.000 i litri dell'antichissimo olio prodotti in regione all'anno, un dato che va aumentando e questo, salvo contraccolpi climatici o fitopatologici, sarà un anno nella norma. Al nostro microfono l'agronomo Nesh Sinojic, più conosciuto come il sindaco di Verteneglio, che ha voluto però aggiungere che sia l'olivo che le sue fitopatologie dipendono dagli stessi fattori climatici. In altre parole, se la stagione risulta prosperosa per la millenaria pianta, un tanto vale anche per i suoi acciacchi. L'occhio di pavone resta la patologia più temuta dagli olivicoltori. Seppure nemmeno la mosca olearia, come pure le basse temperature in fase di germogliazione, non vengono certo sottovalutate da chi ha fatto di questo mestiere un'arte. La potatura risulta anche una sorta di rinvigorimento del tronco a beneficio della sua resistenza alle fitopatologie. Sono 300 in media gli alberi d'olivo per ettaro, mentre sono poco più di 3.000 gli ettari adibiti ad uliveto nella nostra regione. Oltre alle vecchie piantagioni, tale numero contempla innanzitutto le recenti aree di produzione e non include dunque gli alberi o gruppi di alberi sciolti, come ad esempio questo bellissimo e soprattutto vecchissimo esemplare d'olivo, ubicato nel Grisignanese, non molto lontano dall'abitato di Peroi. Al momento la fioritura dell'olivo risulta ancora assente e l'anno oleario presto si dimostrerà. Ma da Grisignana torniamo nell'Umaghese. Questo anno per adesso gli olivi si comportano abbastanza bene. Avevamo paura perché l'inverno, quando abbiamo finito la raccolta, ha cominciato da piovere e la pioggia ha cascato forse 40 giorni, no? Così che avevamo paura di occhio di pavone e vedremo. Per adesso io non ho visto le malattie, ma è ancora abbastanza fresco per trovare tutta questa roba qua, ma insomma per adesso si è comportato bene. Dunque, stando così le cose, l'anno dovrebbe essere, come dicevamo, nella norma. La grande qualità della produzione avuta durante il 2022, un anno molto secco ma dalla resa grassa del frutto oltre la norma, non dovrebbe ripetersi.
Sono poche le novità in fase di produzione, ma buone nuove invece in fatto di statistiche. Questo sarà l'anno della definizione su scala nazionale dell'atto catastale degli uliveti. La misura ministeriale si rifà all'apposita definizione secondo la quale la coltura dell'olivo risulta particolare e deficitaria. La Croazia infatti produce solo la metà dell'olio che consuma, un po' come avviene con il latte negli ultimi 5 anni. Proprio così, il numero delle piante d'olivo dalle nostre parti è ancora irrisorio e se in base ad alcuni dati non aggiornati il numero degli alberi istriani raggiunge i 4 milioni e mezzo, diremo che ci sono isole del Mediterraneo più piccole della nostra penisola che ne contano 4 volte di più. Non dimentichiamo poi che negli altri paesi produttori esistono le unioni di categoria e soprattutto le cooperative. Una di queste, seppure stenti ad imporsi, è attiva anche ad Umago. Ma dagli iniziali 66 soci si è scesi a 46. Questi 20 cooperativi sono, forse non hanno capito cosa vuol dire la cooperativa, no? Insomma, quest'anno abbiamo fatto 11.500 litri di olio. Dunque la gente c'è, la materia prima c'è, il sapere e l'esperienza ci sono pure. Ora c'è anche la cooperativa. Ma cos'è che manca? Secondo alcuni, a mancare è un vero e proprio comune accordo, ovvero una volontà di stare assieme. Dunque la lunga strada degli uliveti che abbiamo percorso in apertura in molti casi sta diventando un po' più stretta come questa. E pensare che in altre località o le aree istriane le cooperative sono ancora qualcosa di astratto. A fronte dei tanti titoli mondiali assegnati all'olio nostrano sarebbe un peccato non aumentare la produzione. Seppure sia una bellissima pianta ornamentale, l'olivo, ma soprattutto la sua gente, possono fare di più. Ed è tutto per stasera, grazie per la vostra attenzione e ci vediamo domenica prossima alle 19:30. Buona serata!